Ci siamo. Ci siamo? Vabbè, sì. Vabbè, buongiorno a tutti, a chi c'è e chi vedrà poi il video successivamente. Mi fa molto piacere che il video che abbiamo fatto la volta scorsa, diciamo, è piaciuto, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto noi. E quindi grazie sia a voi che guardate e al maestro Emanuele Giordano, che l'altra volta in fretta e in furia non abbiamo poi avuto tempo di presentarci e tutte queste cose qua. Quindi lascio la parola a lui. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, grazie di nuovo a Carlo per avermi invitato virtualmente nella sua scuola e a casa sua per la seconda volta. L'altra volta sì, sono stato un po' maleducato, forse anche l'enfasi della diretta ho sbagliato, mi sono dimenticato di presentarmi. Giustamente qualcuno può aver pensato chi è questa persona che parla e a che titolo dice queste cose. D'altronde effettivamente non avendo fatto altri video in cui parlavo. No, non sono un volto conosciuto, magari invece il nome Aspetta, ti qualche sento un po' male. volta. Mi senti adesso? Sì, ora sì. Ok. Allora, io comunque sono Emanuele Giordano, sono maestro di Karate Shorin Ryu e sono rappresentante nazionale per quanto riguarda l'Okinawa Karate Kenkyukai, l'associazione che ho fondato io e che serve praticamente per lo studio, la preservazione e la diffusione del karate e del kobudo tradizionali di Okinawa in Italia e in Europa, collaborando chiaramente con prefettura di Okinawa e con i maestri importanti che troviamo anche in Europa. Sono anche chiaramente referente nazionale per quanto riguarda il settore karate tradizionale di Okinawa Nksen e sono autore di diversi articoli e libri che diversi di voi magari hanno già letto e che possono trovare sia sulla rivista Samurai che su internet. E oggi parleremo di Soken Matsumura, questo è l'argomento che abbiamo scelto assieme a Carlo e spero che sia tutto di vostro gradimento. Ok, perfetto. Aspetta che controllo un attimo per quanto riguarda. Tu mi vedi? Ok, Sì, ti vedo, ti sento. perfetto, perfetto. Vabbè, quindi come dicevo, mi fa molto piacere cercare di diffondere almeno un po' questo messaggio e fare un po' luce su alcune cose che, come dicevamo anche ieri a telefono, molte volte no, si sentono le classiche leggende, le classiche, sai, le storie di paese. E Il quindi, secondo folklore, me, certo. sì, secondo me è interessante poi fare un po' luce, no? Cercare di capire per quanto riguarda soprattutto la storia, perché poi alla fine vediamo molti maestri che magari tecnicamente sanno anche fare, però poi non conoscono magari le radici, da dove viene il karate, il proprio stile e tutto il resto appresso. Certo, assolutamente. Quindi io partirei proprio nel cercare di scoprire, di capire questo famosissimo Matsumura, chi era? Allora, io oggi più che altro mi soffermerò appunto, come hai già detto tu, Carlo, sui dati e sulle prove storiche, sulle fonti storiche, cercando di evitare magari invece di parlare di tutte le leggende, il folklore, che comunque sono cose già Certo. sentite mille volte, lette e rilette. Ad esempio, non stiamo qua a parlare magari del duello con Uehara piuttosto che di Matsumura il toro, ecco, che sono cose magari che possono essere anche simpatiche, ma non vanno poi ad approfondire la storia reale di questo importante Certo. personaggio. Vabbè, magari può essere che in futuro una diretta sul folklore Può la si essere, fa. sì, ma perché no? D'altronde anche quello fa parte della cultura di Certo, Okinawa come e ha no, come contribuito anche sicuramente alla diffusione no. poi della conoscenza, perché uno inizia sempre poi con queste leggende che sono affascinanti, sono Certo. belle, e poi si addentra nella storia vera e propria e va a toccare poi magari dei dati invece più concreti. Giusto, E giusto. inizierei magari con una cosa che può sembrare scontata, date di nascita e morte di Soken Matsumura, perché su questo c'è molta confusione. Non nascondo che anch'io in passato posso aver fatto magari confusione prima di recarmi per
mi sembra durante il terzo viaggio a Okinawa, sì, recarmi alla tomba del maestro Matsumura. È più recente, tra l'altro è stato inaugurato anche un bel monumento dei maestri Shurite al parco di Sakiyama, che è un parco che si trova comunque vicino al castello di Shuri. Ecco, le date corrette riportate sia sulla tomba del maestro, ma anche in questo importante monumento, sono 1809 la data di nascita, 1899 la data di morte. Ecco, queste sono le date ufficiali comunicate dalla famiglia, dagli eredi. Di conseguenza capiamo subito una cosa, che quando parliamo di Soko Matsumura non stiamo parlando del 1600 o del 1700, essendo comunque un maestro che è vissuto praticamente a cavallo del 1800. Di qua andrei avanti dicendo dove è nato. È nato nel villaggio di Yamakawa. Yamakawa è un villaggio della zona di Shuri e faceva parte della famiglia Kaio del clan Bo. Lui effettivamente nasce come Sokon Kaio, o meglio, per dirla alla giapponese, prima il cognome e poi il nome Kaio Sokon. Nel momento in cui entra a far parte delle guardie del re di Okinawa, lui cambia il cognome e diventa Matsumura Sokon. Questo a causa di un regolamento che vietava comunque l'utilizzo a quell'epoca del kanji Yo, che comunque componeva appunto il nome di famiglia. Scusami se io ogni tanto mi giro per vedere il computer e la connessione. Tranquillo, immagino, perché so che hai il cellulare, il computer, un po' di cose da tenere d'occhio. Okay. Ci mancherebbe. E andando avanti, anche qui, a seconda appunto delle date che poi i vari autori hanno adottato, ecco che quindi possiamo trovare tra i suoi maestri diversi nomi. Ma appunto, avendo visto che queste sono le date ufficiali, possiamo anche poi andare a vedere quali sono i maestri con cui probabilmente ha effettivamente studiato. Innanzitutto citerei una cosa che non molti conoscono e che è una prova concreta, perché comunque è stata pubblicata sul Ryukyu Shimbo, uno dei due maggiori quotidiani di Okinawa, l'altro è l'Okinawa Times, non in tempi recenti, ma all'incirca alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, dove viene citato come uno dei maestri di Soko Matsumura un certo Lord Yabin. Su questo personaggio poi chiaramente l'articolo non aggiunge altro, però questo è un articolo di giornale storico di una fonte attendibile e quindi bisogna tenerlo comunque in considerazione. L'altro più conosciuto maestro di Soko Matsumura Sensei è Sakugawa. Attenzione, Sakugawa. Scusami un attimo, sì. Posso interromperti, altrimenti certo. Poi perdo il discorso. No, volevo dire a coloro che magari non conoscono molto della cultura giapponese, tutte queste cose qui, per quanto riguarda il fatto del cambio del nome, secondo me è pure importante ricordare che era frequente in Giappone questa cosa, cioè lo stesso Miyamoto Musashi ha avuto 10.000 nomi, chi ne dice uno, chi ne dice un altro, in età diversa da piccolo ad adulto, cioè c'era questa cosa. Allora, per quanto riguarda Okinawa, ecco, parliamo allora, finiamo un attimo giustamente il capitolo sui nomi, perché ci sono anche dei nomi e dei soprannomi. Bisogna dire due cose. Innanzitutto l'aristocrazia accademica del regno di Okinawa usava dare un nome infantile che il soggetto si teneva addosso praticamente fino al rito in cui passava la maggiore età, una sorta di rito di iniziazione in cui ovviamente lui, passando nell'età adulta, adottava poi un nome adulto che cambiava chiaramente dal nome infantile. Questo lo vediamo anche in diversi maestri di karate, appunto. Per quanto riguarda gli altri nomi, c'è anche da dire che c'è sempre l'influenza cinese dietro. Mi spiego meglio. Molto spesso, come magari anche chi ha già letto qualche mio articolo sulla storia del regno delle Ryukyu, i rapporti con la Cina, molto spesso ci imbattiamo in dei soprannomi dei personaggi cinesi, ma anche dei personaggi okinawensi, e spesso qualcuno magari dice, ok, ma cosa sono queste cose? Vengono definiti lettera e numero, più comunemente numero, ma può essere anche che uno abbia due numeri, ovvero due soprannomi denominati numero o due soprannomi denominati lettera.
Che cosa sono questi nomi? Innanzitutto, come ho detto, nascono in Cina, è un'usanza cinese che però chiaramente, esattamente come la cultura romana ha influenzato poi quella del bacino mediterraneo e dell'Europa, la cultura cinese ha influenzato poi le altre culture asiatiche, ecco, gli altri paesi asiatici, tra cui appunto Giappone, chiaramente, assolutamente, il regno di Okinawa. Non era educato, in poche parole, per farla breve, rivolgersi a una persona di grado superiore o più anziana semplicemente chiamandola per nome o per cognome, ma si usavano questi soprannomi. Poi, adesso la chiudo qua, ma se uno vuole approfondire la questione, a seconda anche di quello che, di cui si occupava la persona, potevano essere soprannomi letterari, soprannomi religiosi e via discorrendo. Nel caso del nostro personaggio, del maestro Sōkon Matsumura, abbiamo innanzitutto un nome dovuto alla sua pratica della calligrafia, perché ricordiamo che comunque aveva studiato il confucianesimo. Il soprannome che si era scelto era Unyu, se non sbaglio, sì, Unyu, che dovrebbe essere nuvola di prodezza, ok? Quindi un soprannome letterario, ma aveva anche un'altra carica, chiaramente, era il capo delle guardie del re e di conseguenza aveva anche un soprannome marziale che tutti noi conosciamo come Buccio, o appunto il kanji che sta per arte marziale, per tutto quello che è il mondo relativo, tra virgolette, alla guerra o comunque in questo caso alla pratica militare, e ciò che troviamo anche nelle parole kaicho o kancho, ovvero capo delle guardie, capo marziale, potremmo tradurlo tranquillamente. Ecco che quindi possiamo trovare anche questi nomi. Ad esempio, difficilmente troveremo il nome vero di una persona alla fine di una poesia. Lo stesso maestro Funakoshi si firmava Shoto. Già. Maestro Matsumura si firmava Unyu. Però per quanto riguardava poi invece la pratica militare, il suo soprannome era Buccio. Successivamente ottiene il soprannome di Bushi. Ecco, qua magari possiamo toccare alla leggera la leggenda, che poi magari ha un fondo di verità, del duello con il toro, perché fu proprio, perlomeno secondo il folklore locale, in quell'occasione che si guadagnò il titolo di Bushi, che mentre in Giappone era un titolo ereditario, quindi passato di padre in figlio, per quanto riguarda l'aristocrazia accademica, ma anche semplicemente la popolazione okinawense, era un titolo che andava guadagnato. In questo caso lui lo guadagnò con questa impresa. Questo poi è anche alla base di tutta una serie di malintesi tra i termini samurai e samurai, oppure il kanji shi e via discorrendo, ma l'abbiamo già accennata l'altra volta e non voglio andare avanti con il discorso. Ecco, questi diciamo sono i suoi nomi, i suoi soprannomi, e sono tutti praticamente i titoli con il quale poi alla fine noi lo conosciamo oggi. Spero di aver risposto con questo alla domanda. Sì, sì. No, io ho fatto questa piccola precisazione perché secondo me è importante vedere alcune cose per quanto riguarda sia proprio la cultura giapponese, okinawense, le differenze. E poi mi è venuto in mente per il discorso che tu hai fatto per quanto riguarda il Kobudo, faccio proprio un piccolo cenno. Molte volte mi sono trovato a parlare per quanto riguarda questi due kata che portano il nome, Maizato no Tekko e Maizato no Nunchaku, che chiaramente sarebbe Taira, solo che molte persone, non conoscendo il nome, dicevano: scusa, allora com'è possibile? Allora si doveva chiamare Taira, non Nunchaku, Taira no Tekko, no Maizato. Effettivamente io ho dimenticato di dire anche due cose, me le hai fatte venire tu in mente adesso. Esisteva poi anche un'altra cosa, esisteva anche la pronuncia. C'è la pronuncia cinese, c'è la pronuncia okinawense e c'è la pronuncia giapponese. Certo. Ma c'è anche il nome cinese, a complicare ulteriormente tutto, c'è anche il nome cinese. Maestro Matsumura aveva il nome cinese Wu Cheng Da, spero di averlo pronunciato giusto, non parlo il cinese chiaramente. W Cheng Da, a Okinawa era noto come Matsumura, perché la pronuncia è Matsumura, ma letta alla maniera giapponese diventa Matsumura. Ecco, quindi
diventa anche complicato poi muoversi all'interno di questo panorama quando si studia la vita di una persona, certo, quando si fa ricerca. E come hai detto tu, anche nei casi più semplici, tante volte ci troviamo questi katà e molti dicono ok, ma chi era questo, quando in realtà si tratta del nome o del soprannome di una persona che comunque invece è molto famosa, assolutamente. Certo. Vabbè, ma voglio dire, ce lo ritroviamo, forse io penso il più comune, almeno quello che ho sentito più volte, è Kangu, Gushangu, Gusangu, Kosogun, cioè è quello che sentiamo, no, molto spesso come nome in tanti, tante pronunce diverse, e poi alla fine voglio dire parliamo della stessa forma, più o meno, cioè di quella radice. Sì, sì, poi vabbè, quello è il discorso sul Gusangu, Gushangu è ancora un discorso a parte perché diventa complicato. E tra l'altro stiamo facendo delle ricerche in merito. Ci vorrebbe un libro a parte. Sì, sì, ma lo stiamo preparando, a dire la verità. Io e Manuel Vignola stiamo lavorando per ampliare quella che io ho già iniziato, l'enciclopedia appunto dello Shorin Ryu, e i successivi volumi li stiamo dedicando a delle serie di katà. E toccheremo anche quell'argomento ed è molto complicato. Ad ogni modo, andando avanti con Matsumura, parlavo appunto dei maestri. È chiaro che bisogna anche vedere poi quando ci si imbatte in Sakugawa di non fare confusione, perché ci hanno già pensato anche gli okinawensi in questo caso a fare confusione tra il padre e il figlio, perché c'è Kanga Sakugawa e Kangi Sakugawa, ma spesso e volentieri le date dei due, ma anche semplicemente i fatti che riguardano questi due, il folklore, le leggende, sono mixati e contribuiscono quindi a fare confusione. Ad esempio, se prendiamo le date sempre riportate sui monumenti ufficiali e adottate quindi in maniera ufficiale anche dalle varie famiglie, abbiamo allora come Sakugawa 1786-1867, chiaramente me la sono annotata perché ricordarmi tutta la memoria poi diventerà complicato. E, di conseguenza, questo fa sì che risulti plausibile che Matsumura possa aver anche studiato con Sakugawa, ma di nuovo siamo di nuovo lì, anche il carattere di Sakugawa, quindi stiamo parlando di una persona che è nata a fine 700, di conseguenza non possiamo di nuovo parlare di un karate del 1600 o del 1700, stiamo di nuovo parlando di un karate quasi ottocentesco, ecco, anzi ottocentesco a dire la verità. Tra i vari autori che hanno citato diverse date invece, per citarne due famosi troviamo Lindsay e Clark. Ecco, questi due maestri vanno a citare chiaramente delle date che non sono corrette, probabilmente sono le date del padre di Sakugawa, e di conseguenza citano anche dei maestri di Matsumura che bisognerebbe un attimino verificare se hanno veramente contribuito alla sua formazione. E chi sono? Sono gli allievi di Sakugawa. Abbiamo Makabe Chōken, ad esempio, molto famoso anche per chi ha letto semplicemente i libri più comuni, quelli di Nagamine, per intendersi, è quello che con il Maito Bigeri ha lasciato l'impronta sul soffitto della casa, per intendersi. Ma infatti, scusami, io volevo dire una cosa in particolare per quanto riguarda, sì, diciamo, tutte queste cose che tu stai dicendo, poiché ci sono sicuramente persone come noi che amano la storia, approfondire, cercare di capire. Io alzo sempre le mani e metto le virgolette e invito a fare attenzione, no? Alle persone che magari da allievi o anche da maestri alle prime armi, ma pure dopo tanti anni, danno per scontato determinate cose storiche, soprattutto più antiche, passate. Per esempio a me è capitato, non ti dico in quale, vabbè, associazione, federazione, eccetera, eccetera, ho sentito dire Sakugawa ha studiato con Iwa era allievo di, Gushangu era il cugino di, cioè cose, voglio dire, che sicuramente qualche cosa ci è arrivata, però non è che si può sapere 100% la storia di alcuni personaggi del 1700, del 1600, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, questa è una cosa più che normale, non è un'invenzione nostra. Cioè, quindi prendere con le pinze e vedere realmente chi ha visitato Okinawa, chi è stato lì, chi ha parlato veramente con i maestri,
per esempio questa secondo me è una cosa molto importante, cioè un conto è leggere dai libri e un conto è parlare direttamente con un maestro che vive a Okinawa, ha vissuto a Okinawa e pratica quello stile da 80 anni, secondo me è una cosa molto importante. Vai, scusami. No, hai detto di nuovo una cosa molto interessante, perché allora parto da un presupposto. Non è vero che la storia del karate di Okinawa, come dicono in molti, o la storia del karate in generale, è tutta trasmissione orale e non è scritta. Non è assolutamente vero, è pieno di documenti, ci sono tonnellate di articoli di giornale, documenti scritti, libri, basta saperli cercare e andarli a trovare e anche saperli leggere tante volte. Quindi sfatiamo innanzitutto questo mito nel quale si rifugiano molti, purtroppo. La storia si può ricostruire, magari non tutta, magari solo in parte, ma si può. I documenti esistono. E talvolta documenti che non esistono più sono stati trascritti, sono stati copiati, sono stati riportati a loro volta in altri documenti. Di conseguenza, come qualsiasi ricerca storica, ci sono delle prove su cui andare alle quali andare ad attingere, ok? Fatta questa premessa, è verissimo quello che hai detto, perché che cos'è che è pericoloso per la cultura e per la ricerca storica? Primo, la pseudocultura, ovvero persone che sentono, riportano, mischiano e via. Questo è sbagliato, chiaramente, è assolutamente sbagliato, ma ripeto, questa è anche un pochettino colpa ovviamente degli okinawensi, perché c'è tanto folklore e tante volte queste cose si mischiano. L'altra cosa sbagliatissima è, e qua si divide in altre due categorie, quelli che lo fanno apposta e quelli che non hanno colpa, lo fanno involontariamente per altre motivazioni, e alterare i dati per fare propaganda di una propria idea. Ad esempio, quelli che alterano le date di nascita e di morte per far combaciare una determinata teoria, questo era allievo di, che era allievo da, e citano documenti magari che non esistono, oppure è perché quando c'ero in giro io 40-50 anni fa si usava così, ok, trova fuori le prove, non ci sono poi chiaramente le prove. Questo è molto più pericoloso. Perché? Perché qualcuno può farlo semplicemente perché... Allora, chiaramente quando si fa ricerca ci si imbatte talvolta in più teorie, ok? Quando non c'è qualcosa di scritto o comunque non qualcosa di definitivo e ci sono solo degli indizi, delle prove miste, ci troviamo chiaramente a che fare con più teorie che portano a una soluzione. Perché questo kata si chiama così? Teoria numero uno, teoria numero due, teoria numero tre. Corretto cos'è? Riportarle tutte e tre, senza esprimere opinioni personali. Scorretto qual è? Dire: a me piace di più la prima, scrivo che è così. E purtroppo le persone preferiscono chi ha questo atteggiamento, perché se tu dici Pinan deriva da lì, quello è uno che sa. Se tu invece dici Pinan può derivare da lì, di là o di là, e vedi, questo è uno che non ne sa tanto, questa è anche colpa delle persone. Certo, altro certo. Atteggiamento che magari è sbagliato invece è dire: ok, Pinan teoria 1, 2, 3, a me qual è che fa comodo per la mia scuola, per il mio libro, per la mia propaganda? La numero 2, è questo. C'è da cambiare una data? Ma sì, dai, la cambiamo. Questo è sbagliatissimo ed è anche scorretto. E quindi sì, è un casino, è veramente un casino. E purtroppo poi ci troviamo a che fare appunto con persone che fanno dei mischioni e poi li insegnano purtroppo, li tramandano. E quindi sì, ma infatti... alla fine, finché non hai a che fare con nomi affidabili o comunque con qualcuno che ti cita fonti, prove e quant'altro. Certo, no, ma infatti secondo me, come hai detto tu, vorrei sottolineare appunto che l'arma più pericolosa, cioè che poi non ce la ritroviamo alla fine solamente nel karate, ma se ci pensi lo stesso anche a scuola, cioè a scuola magari per quanto riguarda la storia dell'arte, ecco, la storia dell'arte molte volte, per esempio c'è magari il docente che è specializzato nel realismo, allora parla bene solamente di quella corrente, poi per il resto invece magari sai, stravolge un po' la realtà, ma questo voglio dirlo, si fa con tutto, con la storia dell'arte, con la musica, con la fisica, ed è un grande errore. Secondo me invece è proprio quello che hai detto tu, che alla fine è la ricerca che poi fanno gli archeologi, gli storici, che la cosa più importante è quella di capire quali sono le varie strade
che hanno portato poi magari a quella teoria. Anche perché poi voglio dire una cosa, no? E poi lascio continuare te. Per quello che hai detto dei maestri che magari inventano per i propri scopi, non c'è cosa più bella, secondo me, e come noi diciamo sempre, noi ci mettiamo la faccia, lo stiamo dicendo in diretta, io non posso dire, parlo del mio caso, nel vado riu, io non faccio vado riu, quindi cioè, secondo me non c'è cosa più bella nel dire io non faccio vado riu, non posso esprimere, posso magari dire un parere per quello che ho visto, ma non è che io posso dire per me il vado riu è questo, quello, oppure il wedge riu, non è uno stile che pratico io, mentre invece secondo me il problema di molti maestroni di oggi è che loro per esempio che ti devo dire, io faccio goji riu, ok, oggi parliamo dei pinan, per esempio, magari non l'hanno mai fatto, l'hanno solo visti da internet, hanno letto qualcosa, qualche libro, qualche appunto, qualche seminario, visti certo, un po' così, certo, ma certo, non hanno neanche la preparazione, come dicevamo nell'altra video intervista, videoconferenza che abbiamo fatto, non hanno poi la preparazione per concepire e sapere cosa estrarre da quel kata, ma è normale, certo, questo bisognerebbe certo, solo avere un po' di sale in zucca e capirlo. volevo solo andare avanti un attimo con i maestri, si citano anche chiaramente gli addetti militari cinesi, Ason e Iwa. Allora, il maestro Matsumura chiaramente ha viaggiato tanto a Fuzhou, ma anche a Beijing, quindi a Pechino, la capitale cinese, che all'epoca era sotto la dinastia Qing, e ovviamente andava anche a Satsuma. Satsuma è l'odierna prefettura di Kagoshima, quindi la prefettura più meridionale, escludendo quella di Okinawa, quella della Ryukyu. Certo. Cosa studiava però poi a Kagoshima il maestro Matsumura? Studiava un'arte marziale che si chiama Jigen Ryu Kenjutsu, ovvero un'arte marziale di scherma giapponese, non solo probabilmente di scherma, sappiamo che usavano anche il bastone corto, il Jo, specializzata nella potenza del singolo colpo. Ecco, forse se dobbiamo dare una definizione della frase un colpo un morto, o meglio trovargli un'arte marziale adatta, questa è il Jigen Ryu Kenjutsu, famoso appunto per la potenza dei colpi che infliggevano con la katana. Tant'è che tra le varie teorie sulla nascita del Makihara, ma anche qua bisognerebbe un attimino approfondire, anche solo il maestro Tokitsu la cita per fare un nome, c'è quella appunto dell'allenamento che si fa con il Bokken, quindi con la spada di legno, contro il fascio. Le 3.000 e gli 8.000. Sì, 3.000, 8.000, questo magari sono cose da prendere un pochettino più con le pinze. Certo, Invece, quanto riguarda la pratica, esiste, perché ci sono tuttora i video, la fanno tuttora questa pratica, perché a scuola esiste tuttora, tra l'altro urlano un casino mentre la fanno, e può risultare anche strano magari a chi è digiuno di certe pratiche, però ecco, non è nulla di strano, non è che questo può farci dire il Makihara deriva da lì, magari sì, magari no, strumenti per aumentare la potenza del colpo li troviamo ovunque, ma anche nelle nostre culture occidentali, si pensi anche solo all'allenamento del legionario romano piuttosto che del gladiatore, il palo di legno da colpire con il gladio di legno piombato perché? Perché pesava di più e quindi era ottimo per fortificare. Quindi è difficile dire che gli okinawensi non avevano un mezzo per potenziare il pugno, l'hanno dovuto prendere da lì. Però questa è una delle teorie. Potrebbe essere, la citiamo come abbiamo detto prima, dicendo potrebbe essere, non è così. Guardia del re, guardia di tre re di Okinawa, a dire la verità, gli ultimi tre re okinawensi, quindi Shoko, Shoiku e Shotai, l'ultimo re che poi è stato deposto allo scioglimento del regno di Okinawa e che poi è emigrato chiaramente a Tokyo, dove ha vissuto poi con il titolo di barone, se non sbaglio, perché dopo la restaurazione, marchese, perché dopo la restaurazione Meiji in Giappone hanno adottato dei titoli molto occidentali e sono stati dati poi chiaramente ai vari daimyo, samurai, o per quanto riguarda Okinawa, i vari Peichin, Aji, eccetera, eccetera. Nel suo caso gli è stato dato chiaramente uno dei titoli più alti, secondo solo al titolo dell'imperatore giapponese.
Chiaramente poi, finita questa carriera come guardia del re, il maestro ha iniziato poi anche a insegnare pubblicamente. Perché c'è questa teoria che dice che l'ha fatto da quel momento in avanti? Per il semplice fatto che prima aveva anche un altro lavoro, un lavoro a tutto a tempo pieno, si doveva occupare chiaramente della formazione delle guardie, ma anche semplicemente della protezione dei sovrani. Quindi c'è questa teoria che dice che il maestro Matsumura non abbia iniziato a insegnare, tra virgolette, pubblicamente, perché ricordiamoci sempre che il karate, fino a che non è stato poi portato alla luce del giorno, era una pratica da fare in maniera quasi segreta. Ecco. Ma dov'è che comunque insegnava, a prescindere dal fatto che l'abbia fatto anche prima o solamente dopo, dov'è che insegnava il maestro Matsumura? Non è che c'erano i dojo, l'abbiamo già detto, i dojo sono poi una cosa che sono arrivati dopo i dojo, e non hanno a che fare col modello giapponese, il dojo ampio, grande, i dojo di Okinawa sono piccoli, spesso erano in terra battuta, spesso ci si allenava nelle tombe, che sono comunque diverse dalle nostre, hanno un cortile anteriore, le tombe di famiglia, piuttosto che nei cortili e via discorrendo. Ma poi scusami, voglio dire, tutt'oggi in molti dojo di Okinawa praticamente diciamo il retrobottega, la retrocasa, dove non ci vanno 7.000 praticanti, ma ce ne vanno forse 10-20, e quindi, come hai detto tu, sottolineando, non c'è quel dojo, quel palazzetto dello sport che tutti immaginano qua in Italia. Cioè, molte persone in Italia sono convinte, wow, bella la palestra giapponese, sarà 3.000 metri quadri, tutto bella, decorata, fatta, mentre invece non è così, cioè tutt'oggi non è così. Ma allora, le sale d'allenamento giapponesi erano chiaramente e sono tuttora più grandi e più ampie delle corrispondenti okinawensi. I dojo okinawensi sono, tolti magari quelli adatti alla pratica del kobudo, o quelli nati vicino alle basi americane, dove chiaramente c'era un afflusso di gente maggiore, sono delle realtà molto più piccole, più circoscritte, e spesso appunto sono all'interno della casa o comunque della proprietà del maestro. Te sei stato anche dal mio maestro, sai che al pian terreno c'è il dojo e lui vive al piano di sopra. Allora, guarda, io scusami se ti interrompo, sì, per fare una nota proprio positiva e bella per quell'esperienza. Per me fu una cosa talmente bella, cioè il fatto di avvicinarmi praticamente nel vialetto e vedere questo maestro così sorridente, che tu chiaramente conosci benissimo, così sorridente, e praticamente, sai, ti avvicini e dici, ah vabbè, hanno tutto a posto, è la casa del maestro, quindi non vivi nemmeno, non la vedi proprio quella percezione così austera, tipica giapponese, no? Cioè subito categoricamente quello sguardo, ma vedi tutto così bello, in tranquillità, in pace, in armonia. E secondo me, per chi non è mai stato ad Okinawa, è importante conoscere queste cose. Cioè, io penso che molte persone italiane, ma anche non italiane, vedono il karate, Okinawa, troppo uguale e simile al Giappone, nel senso immaginano subito il maestro giapponese che sta là, ti cazzea 500 volte, urla come un pazzo. Per esempio io il tuo maestro non l'ho mai visto di urlare, anzi la cosa più bella è che rideva sempre, qualsiasi consiglio, qualsiasi numero, accenno, katà, ed è una cosa bellissima questa qua. Cioè vedere una persona, un maestro che è competente, che conosce il passaggio e il dettaglio, e sorride, secondo me è una cosa molto molto bella ed importante da notare. Guarda, giusto per chiudere il discorso, volevo anche dare credito alle tue parole, ulteriore credito, scusami, alle tue parole. Quando c'è la lezione dei bambini, ci sono tre o quattro fratelli che, sinceramente, scusatemi, io prenderei a pedate nel culo. Io sono sicuramente più severo quando insegno. Io credo che comunque un minimo di disciplina e quindi anche l'esercizio, magari qualche punizione fisica, nel senso di fare determinate
ripetizioni di un singolo esercizio, certo. Si può andare dai saltelli, dai piegamenti sulle gambe, via discorrendo, le faccio fare ai bambini. Lui, nonostante queste siano tre quattro pesti, mantiene sempre la calma, sorride, al massimo si assume un'espressione arrabbiata, ma non l'ho mai sentito comunque urlare. È un atteggiamento totalmente diverso. Purtroppo in Occidente non funzionerebbe, perché ti metterebbero i piedi in testa, assolutamente, ormai è una cultura differente anche. Però ecco, è verissimo quello che hai detto. E, dunque, stavamo dicendo, insegnava al Ochaya Goten. Ochaya Goten è uno dei giardini che si trova nei pressi del castello di Shuri, giardino dove si andava anche a prendere il tè, dove venivano anche ricevuti i delegati cinesi, dove si è anche fatta quella famosa esibizione in occasione della visita dell'ultimo inviato cinese, l'ultimo Satoshi. Quindi un luogo molto importante e spesso sottovalutato per lo sviluppo delle arti marziali okinawensi. Certo. Il maestro, chiaramente, che cosa ci ha tramandato il maestro Matsumura? Allora, qua ci sono due correnti di pensiero, nel senso che da un lato abbiamo quello che viene definito il pacchetto dei kata insegnati all'interno del Matsumura Seito, sul quale torno più tardi. E poi abbiamo invece le fonti storiche che citano determinati kata e altri invece ai quali si può giungere tramite deduzione, tramite confronto, facendo ricerca, appunto. Allora, partiamo dal kata Naikansha. Molti non lo sanno perché non è una delle fonti più citate, ma in una delle interviste del maestro Motobu Chōki, appunto Motobu Sensei, parla del Naihanshi di Matsumura Sensei, facendo l'esempio della tecnica finale, dove solitamente noi abbiamo un pugno corto tipo Kagetsuki e l'altro lungo, invece dice che il maestro Matsumura li faceva entrambi lunghi. Ecco, questo particolare cosa ci fa capire? Ci fa capire che Matsumura insegnava anche il Naihanshi e che il maestro Motobu Chōki l'ha visto. Quindi questa è intanto una forma. Certo. Andiamo poi al maestro Kyan Sensei, Chutoku Kyan, o per dirla in giapponese, Kyan Chutoku. Che cosa ci dice? Allora, il maestro Kyan Chutoku cita Useishi, Bushusho, e Seisan. E dunque, adesso guardo un attimo solo il libro, che comunque sono le memorie di Kyan, e Karate no Omode. E dove ha scritto comunque alcune delle sue memorie, e cita appunto di aver ricevuto l'insegnamento di questi due kata. Poi abbiamo il maestro Yoshimura Chōgi, citato tra l'altro in diversi libri. Maestro Yoshimura Chōgi, che tra l'altro è quello sempre famoso della distinzione, il karate di Matsumura veniva chiamato Uchinadi, ovvero Okinawa Te, mentre il karate di Gaon veniva chiamato Dodeuna Te. Siamo sempre con lui. Lui cita il kata Kusanku e di nuovo il kata Gojusho. Dice: io da Matsumura ho studiato questi due kata. Bene. Allora, se andiamo a prendere, escludendo un attimo il Seisan, che comunque è un kata che a Okinawa c'era, era anche abbastanza diffuso, troviamo in tutti gli stili principali, prendendo i kata tipici di Shuri, notiamo subito una cosa. Naihanshi c'è, Kusanku c'è, manca il più importante, il più tipico, manca Passai, giusto? Ma Passai, sebbene non ci siano, o perlomeno per adesso non siano state trovate fonti storiche che citino il kata Passai insegnato dal maestro Matsumura, è evidente che comunque fa parte dei kata che ha tramandato. Perché? Perché lo troviamo nel pacchetto, scusatemi il termine, ma per definirlo proprio in maniera brutale, dei kata tramandati dai suoi allievi, da tutti quanti. Abbiamo il maestro Asato, ed esiste ancora, sebbene molto raro, l'Asato no Passai.
Abbiamo il maestro Tavada, la famiglia Tavada, ma nella fattispecie Tavada Peicin. Tavada Peicin non è nient'altro che l'autore di quello che adesso si chiama Matsumura no Passai, presente appunto nello Shorin Ryu, ma anche, se non sbaglio, nello Shito Ryu. In realtà il kata si chiama così, sì, perché si rifà a Matsumura, ma è il kata di Tavada, infatti sarebbe forse corretto definirlo Tavada no Passai. Infatti, scusami, sì. No, scusami se ti ho interrotto, sì, secondo sì, me sì, questa per esempio è una cosa molto molto importante, cioè Tavada no Passai e Matsumura no Passai. Molte volte mi sono trovato con vari maestri a discutere su questa cosa e tutti insistevano con Matsumura, Matsumura, Matsumura. Però secondo me, appunto come hai detto tu, è consigliabile chiamare invece Tavada no Passai. Anche se forse fare questa distinzione per chi fa le gare, nel senso che la dicono Matsumura no Passai, allora poi si tramanda, no, Matsumura, Matsumura, Matsumura no Passai, e tutti quanti lo chiamano così, però forse è meglio attualmente che c'è questa distinzione, perché poi vedi questo Tavada no Passai più okinawense, più tradizionale, e invece se tu per esempio accendi subito YouTube e metti Matsumura no Passai, esce subito campionati mondiali, campionati di qua, Rikaosami, questo, quello e quell'altro, e quindi può andare anche bene che c'è questa distinzione. Ecco, questo è un tasto, è un punto dolente questo, nel senso che comunque, essendo che il karate di stampo sportivo ha praticamente pian piano fagocitato tutti i kata, o perlomeno quasi tutti i kata okinawensi, certo, troviamo delle alterazioni. Ecco che quindi uno vede Rikaosami, ma anche altri atleti, eseguire dei kata Chatanyara no Kusanku, per dirne uno, piuttosto che adesso una delle ultime acquisizioni, Chibana. È Chibana Kusanku, che non è Choshin Chibana, è Chibana Chosho, ovvero lo zio, che tra l'altro sembrerebbe essere uno dei Kusanku che derivano da Matsumura sempre. È un casino questo, perché chiaramente crea un'idea sbagliata di quello che sono poi i kata okinawensi, perché certo, è chiaro che questi kata vengono alterati. Mi viene in mente un video che ho visto qualche anno fa della versione di Goju Sho che presenta il passo dell'ubriaco, per dirla in maniera semplice. Ora, questo passo... questa è pericolosa, questa qua... Questo sì. Ora, questo passo c'è in alcune versioni e in altre no. E che se ne dica, non si è capito ancora quale sia, tra virgolette, l'originale e quale no. Molti dicono, ah, se ha l'ubriaco è quello originale. Beh, non è vero, non è vero, non è così. Ci sono delle ricerche anche qui in corso, non le sta facendo solo sottoscritto o Manuel Vignola, ma le stiamo facendo assieme ad altri ricercatori di vari paesi europei e no. Non è così semplice, ma tolto questo, quando si fa questo kata a livello sportivo, vedi queste gambe che vanno su in stile lottatore di sumo, assumendo un'angolazione quasi di spaccata verticale, certo, che non ha nessun senso. È bello, va bene, sì, d'accordo, prendi punti in gara, ma non ha nessun senso logico una cosa del genere. Però ha lo stesso nome del kata originale. Sul fatto che sia meglio usare Tavada no Passai, beh, non sono molto d'accordo, nel senso che comunque la dicitura ufficiale è Matsumura no Passai. È giusto sapere, ecco, è giusto invece sapere che questo kata, anche se si chiama così, in realtà deriva da Tavada Peicin. Questo, secondo me, è la cosa migliore, ovvero utilizzare il nome corretto, il nome ufficiale, ma allo stesso tempo sapere da dove arriva, cioè, e torniamo sempre al principio, sapere la storia, certo, di quello che si sta facendo. Certo, certo, certo. No, ma infatti perciò io sono completamente d'accordo sul fatto di interpretare, cercare di capire le teorie, come ad esempio un'altra che mio padre, sono tanti anni che ogni volta parlando del Kobudo mi tormenta, mi ossessiona su questa cosa, sul Sakugawa no Kun, per quanto riguarda il kata di Bo, nel senso che
Senti la teoria di chi dice che il kata è creato da Sakugawa, chi dice che è un kata creato da Matsumura in onore di Sakugawa. Cioè, voglio dire, ci sono tantissime teorie, tantissime cose da considerare, da vedere, però secondo me è importante vedere poi quali sono realmente le fonti storiche che uno ha, come per esempio tu prima hai citato il maestro Motobu. Voglio dire, comunque non è un cretino, ma è stato un maestro che ha scritto determinate cose su cui uno si può basare, rispetto chiaramente a una parola detta in un seminario o una cosa del genere. Quindi è molto importante vedere queste cose qui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, poi c'è anche da dire questo appunto, da sottolineare questo punto, ovvero che talvolta i kata riportano il nome di un maestro non tanto perché sia lui l'artefice, quanto magari in onore di. Anche questo viene l'esempio del Kusanku. Certo. Che tra l'altro anche lì il nome ufficiale, alcuni, quelli magari un pochettino più acculturati, una volta si chiamava Ufukun. Poi vai a vedere la traduzione, non fatta, ripeto, da Emanuele Giordano, ma fatta da Naoki Motobu, quindi dalla famiglia Motobu. Cosa vuol dire Ufukun Kusankudai? Cioè, siamo sempre lì, allora può essere da un ospitale. Anzi, lui ha sottolineato il fatto che probabilmente si tratta di un dialetto della lingua okinawense usato a palazzo per definire Kusankudai. Poi si scrive con un kanji diverso, ma il significato è lo stesso. Ma siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Il kata, a quanto perlomeno affermano le fonti storiche e il grande ricercatore Masahiro Nakamoto, il kata sappiamo chi l'ha fatto. L'ha fatto Lidao, ovvero soprannominato, come tutti i suoi discendenti purtroppo, quindi anche un po' lì c'è un po' di casino, Chatanyara. Allora Chatanyara no Kusanku l'originale? Ni, anche lì bisogna vedere un attimino, perché ripeto, c'è tutta una serie di passaggi poi particolari all'interno della famiglia. E allora perché si chiama Kusanku? Bella domanda, molti pensano che sia stato fatto un collegamento in tempi più recenti poi per collegarlo alla figura di Kusanku. Kusanku comunque compare come nome nello Shimaiki, quindi un documento storico, e compare tra l'altro anche con la trascrizione fonetica Kushanku, per tornare alla tua premessa sui nomi dei kata che a volte cambiano, ecco, anche certo, di lì certo. Perché da una parte è Kusanku e dall'altra è Kushanku, sì. Ma poi hai detto secondo me una cosa molto molto importante, che io credo molte persone sottovalutano, cioè la questione dei dialetti. Nel senso, per esempio, a me è capitato parlare con alcuni maestri sia in Giappone che ad Okinawa. Pensa per esempio il nostro dialetto, no? A Napoli, tra Napoli, Milano, Torino, Padova, eccetera, eccetera, se io dico una parola in napoletano, nessuno magari capisce, scoppiano le risate, eccetera, eccetera. Allora, sì. voglio dire, non è una cosa così anormale vedere che anche tra okinawensi e giapponesi alcune cose i giapponesi stessi non le capiscono. Io, per esempio, tempo fa parlavo con un amico mio giapponese che vive a Napoli. Ho fatto vedere alcune cose scritte per quanto riguarda il Kobudo del maestra Camino, e lui guardava e diceva: Carlo, mi dispiace, ma io non so che cosa dirti. E lui chiedeva a me, no, faceva scusa, ma tu sei giapponese, come faccio a tradurre io? Quindi, per dire, è una cosa normale, secondo me, cioè fare piccole parentesi per quanto riguarda, voglio dire, i dialetti. Cioè, quindi è normale che magari a livello storico alcune cose, per esempio per quanto riguarda le trascrizioni, ho sentito molti maestri, penso anche tu, vabbè, ma tanto c'è il disegnino giapponese, vuoi vedere che non si capisce. Cioè, voglio dire, non è che tutti i kanji... certo. I nomi dei kata purtroppo sono una delle problematiche, perché alcuni kata vengono tramandati con la trascrizione fonetica, il che significa che sappiamo la pronuncia ma non riusciamo a dargli un significato. Passai, nai kanji, per dirne due kata presi appunto da quelli che abbiamo citato prima. Altri kata invece vengono, essendo magari kata che sono anche stati portati in tempi più recenti,
mantengono invece il nome preciso cinese, Sanqin. Sanqin è scritto in kanji e sono gli stessi kanji che poi si ritrovano nella lingua cinese. Anche lì, in Cina, poi ha diverse pronunce, Sanqian, Sanzan e via discorrendo. Però ecco, nel momento poi in cui il kata arriva in Giappone, viene in mente il maestro Funakoshi, a parte il fatto che cambia il nome, ma gli viene scritto un nome in kanji. Il nome in kanji non è il nome in trascrizione fonetica, perché il kanji, come sai, ha un significato. Ogni kanji può avere uno o più significati, ma poi il significato del nome del kata diventa quello che è scritto con i kanji. Mentre la trascrizione fonetica è diversa, perché noi riusciamo in questa maniera a dire ok, questa parola può essere questo, può essere quest'altro. Quindi nel caso di Kusanku vengono utilizzati i kanji di, della persona che viene citata nello Shimaiki. Di conseguenza anche lì probabilmente si tratta poi di un collegamento fatto a posteriori. Vedremo cosa porteranno le ricerche. Tra l'altro sono ricerche che vengono anche portate avanti dal direttore del museo della prefettura di Okinawa, quindi comunque è tutto un capitolo ancora aperto questo. Certo. Ecco perché, e qua poi mi riallaccio e torno al discorso Matsumura, ecco perché poi diventa difficile, quando si hanno questi dati storici in mano, diventa difficile credere magari a quelle che sono state, o perlomeno quelle che ci dicono essere state, perché poi può esserci stato anche un errore di traduzione o una manipolazione da parte del traduttore, perché no, o dell'intervistatore, le parole del maestro Ansoken. Ansoken è il fondatore del Matsumura Seita. Okay? Lui, ad esempio, cita che tutta una serie di kata, Anshodan, Passai, Kusanku, eccetera, eccetera, arrivano tutti da un determinato stile cinese e li ha portati tutti a Okinawa il maestro Matsumura. Come abbiamo visto, non è vero questo, perlomeno per quanto riguarda alcuni kata. Altri sono arrivati dopo, altri invece sono arrivati prima o comunque erano già presenti o si sono addirittura sviluppati sull'isola, ecco. Ecco che quindi abbiamo poi il problema di questo stile che nasce poi dalla famiglia Matsumura, che si chiama appunto Matsumura Seito. Quindi partendo da Matsumura abbiamo poi lo Shorin, diviso nelle sue varie branche, e poi abbiamo lo Shorin Matsumura Seito. Però ecco, qua bisogna fare una precisazione. Chiaramente si tratta di uno stile tradizionale ed efficace, assolutamente. Ma questo stile ha purtroppo delle problematiche che sono comuni agli altri stili okinawensi, ovvero una volta che è morto il maestro, la scuola si è frantumata in tante varie sottoscuole. Esattamente. E se tu prendi quello che fa il kata fatto da un maestro e lo confronti con l'omonimo fatto dal maestro dell'altra scuola, spesso e volentieri ci sono delle differenze. Questo è dovuto principalmente a due cose. La prima, il maestro Soken ha insegnato cose diverse ai diversi allievi. Questo perché? Clark, ad esempio, dice che potrebbe essere stato un metodo per preservare in qualche maniera la segretezza della scuola e quindi lui avrebbe fatto questo diverso, avrebbe differenziato l'addestramento dei suoi allievi in base a questo principio. L'altra cosa che mi sembra anche un pochettino più plausibile è che la maggior parte, non tutti per carità, ma la maggior parte dei suoi allievi non ha studiato solo col maestro Soken. Come capita spesso a Okinawa, aveva due o tre maestri, spesso dello Shorin Ryu, di altre branche Shorin Ryu. Ecco, cioè, che quindi queste cose poi cosa fanno? Fanno sì che il maestro che ha studiato con tre sensei differenti crea la propria scuola, come è successo in tutti gli altri stili, certo. E la propria scuola avrà delle peculiarità diverse da quelle rispetto ad altre, sì.
ho detto potrebbe avere anche insegnato cose diverse a persone diverse nel tempo. Questa è anche una pratica di vecchio tipo, è una pratica antica comunque. Perché? Perché noi sappiamo, e torno al discorso del Katapassai, noi sappiamo che comunque fino a un certo momento nella storia i kata non erano standardizzati. Mi esprimo meglio. Cosa vuol dire questo? Significa che pur mantenendo grosso modo le musen, le tecniche e i principi, i vari allievi di un dato maestro potevano aver appreso il kata in una maniera piuttosto che in un'altra, e questa è la base delle varie differenze tra i vari kassai, ad esempio. Non, sebbene magari prendiamo anche solamente diversi allievi diretti del maestro Matsumura, vediamo che ognuno ha una particolarità differente rispetto certo. Ma il kata è riconoscibilissimo, lo vedi che un passai. Questo perché? Perché una volta stava poi al praticante personalizzare la pratica del proprio karate e dei kata di conseguenza sulla propria esperienza e sulla propria formazione tecnica. Certo. Ma anche i maestri stessi, e questa è una cosa ancora viva oggi a Okinawa, anche se si fa più che altro sui kata in maniera minore, nel senso che le modifiche ci sono tuttora, anche se sono più piccole, sulle applicazioni invece sono molto più grandi, si tende a insegnare cose diverse, o meglio, soluzioni diverse che però sfruttano un principio comune a seconda del praticante, ovvero se devo insegnare a una persona alta 1,50 m del peso di 40 kg un'applicazione, sarà sicuramente differente di quella insegnata a una persona di 1,90 m per 100 kg di peso. Ma questo è normalissimo, è anche la ricchezza della nostra arte marziale, è fondamentale questo. Ad ogni modo all'epoca c'era questa problematica qui e di conseguenza spesso i cantanti... Se ti interrompo, volevo sottolineare che almeno per quanto riguarda la mia esperienza, ma penso che anche tu sei d'accordo, c'è anche da vedere, da osservare che comunque sia i maestri di Okinawa fanno molta attenzione, secondo me, anche al tuo grado, al tuo livello tecnico e alla tua preparazione. Quindi di conseguenza, soprattutto per quanto riguarda i bunkai, magari chi ha studiato un kata solo 7-8 volte, chiaramente il maestro okinawense se ne accorge, magari il bunkai con questa parte, per esempio in un determinato attacco, lo fanno vedere solamente a chi ha studiato il kata e il bunkai per tutta la vita. Cioè, voglio dire, in base anche al tuo livello tecnico, determinate cose i maestri le fanno vedere, altre cose non le fanno vedere. Cioè, voglio dire, una cintura, per esempio, una cintura... Non ho capito? Assolutamente sì. Nel senso che, ad esempio, una cintura arancione che magari in un seminario ha studiato, per esempio, Kushang o qualsiasi altro kata, sicuramente rispetto alla nera può fare dei bunkai o non li può fare. Cioè, è chiaro che la nera magari può approfondire determinate soluzioni, determinate dinamiche, magari l'arancione no, è il maestro, è chiaro che fa una suddivisione anche tecnica, no? Come programma rispetto al ragazzo, anche se comunque il kata l'ha studiato. Secondo me comunque è importante vedere anche questo. Questo è un pochettino di nuovo il discorso che abbiamo fatto la volta precedente, per quanto riguarda ad esempio la nostra scuola, ma anche le altre scuole Shorin che derivano dal lignaggio del maestro Shibana, c'è la teoria comunque dei tre livelli di applicazione, ovvero si parte da quello basilare fino ad arrivare poi a quello più avanzato, che si basa solitamente sui punti di digitopressione e le manipolazioni articolari, quindi Shibuni Gakire e Turi Di. Sì, è fondamentale questo, assolutamente sì, però ripeto, sono cose che grosso modo è vero, meglio ripetere, e comunque chi fosse interessato, magari appunto se si riguarda la precedente discussione che abbiamo fatto, troverà sicuramente tutte le informazioni. E questo però in passato chiaramente andava anche a influire poi l'esecuzione e l'apprendimento di un dato kata in una determinata maniera. Questa è una cosa che probabilmente
unita al fatto che diversi poi allievi avevano studiato anche con altri maestri, ha causato poi una diversa maniera di insegnare, di praticare il Matsumura Seito all'interno delle varie scuole che appartengono allo Shorin, ma al lignaggio di Hoan Soken Sensei. In Italia, ad esempio, abbiamo i maestri, per dire due nomi di persone, appunto, che fanno parte del nostro Kenkyukai, maestri Mirko Mori e Alberto Doni. Loro sono rappresentanti di una delle scuole più importanti. Maestro Giorgio Alexander, comunque un nome molto noto. Ma certo, anche, certo, maestro Alexander. Sì, ma anche il maestro Mazzetti, il maestro Sakaba, hanno studiato comunque, anche se il maestro Sakaba, appunto, ha fatto sia Karate do Miyazato che Matsumura Seito. Comunque entrambi poi hanno portato avanti questa scuola. Ripeto, il bello comunque di questa arte marziale è che si può sempre e comunque arricchire e modificare, ma non modificare senza un principio logico, modificare sulla base della propria pratica. Uno dei nomi più famosi, e chiudo la parentesi perché sennò poi parliamo troppo di altre cose, uno dei nomi più famosi di maestri che hanno particolarmente modificato il karate Shorin Ryu, e questo, ripeto, di nuovo non lo dice Manuel Giordano, ma abbiamo una fonte precisa, che è l'intervista fatta al maestro Shibana, è il maestro Kian, quello di cui abbiamo parlato prima, cioè Toku Kian Sensei, una persona dal fisico minuto, piccolina. Lui era famoso per cambiare, modificare, personalizzare tantissimo i kata, il proprio karate, ma d'altronde o così, non c'era altra possibilità, non poteva d'altronde fare magari delle applicazioni che potevano andare bene per un Soken Matsumura, che era tutt'altro. Matsumura Sensei era molto alto, alto, snello, agile. Maestro Kian era, sì, era magro anche lui, snello, ma comunque era piccolino. Era piccolino, poi aveva avuto dei problemi di salute, quindi comunque era anche un po' gracile, tant'è che poi morirà di stenti durante la battaglia di Okinawa, come tanti altri maestri purtroppo. Ecco che quindi è necessaria questa personalizzazione dell'arte marziale, ma è normalissimo, ritengo. Questo però... Scusami, per quanto riguarda proprio la selezione, la scelta dei kata fra il Matsumura Seito e le altre scuole Shorin Ryu, non proprio in particolare, c'è una differenza per quanto riguarda la scelta dei kata, l'esecuzione dei kata, il modo proprio di comprenderli, di fare, che cosa ne pensi tu? Allora, chiaramente, come c'è una differenza anche all'interno dello stesso lignaggio, la differenza risulta molto più evidente quando parliamo di due lignaggi differenti. Ecco, e quindi se prendiamo un kata di lignaggio Kian piuttosto che Shibana, e lo confrontiamo, scusami, con lo stesso kata del lignaggio Shibana e del lignaggio Soken, risulterà eseguito diversamente e in maniera differente. Ma è chiaro che chi ha un po' di dimestichezza con la ricerca e con il confronto anche, è in grado immediatamente di riconoscere il kata anche senza guardare il nome. Ecco, i kata del Matsumura Seito, ad esempio, alcuni sono particolari. Ad esempio, ci sono quelli che vengono considerati, anche se poi in realtà magari ne parliamo poi un attimino più tardi, non è proprio così, i kata di famiglia. In realtà la Kutsuru si è poi, dalle successive ricerche, si è scoperto che dovrebbe essere una ricostruzione del maestro Soken, quindi non è un kata in realtà importato dalla Cina. Il Seisan, ma il Seisan l'ha insegnato, come abbiamo visto, magari con alcune differenze, per carità, questo è probabile, l'ha insegnato anche al maestro Kian, come abbiamo detto prima. Quali altri kata particolari ci sono? C'era... Non è stato poi più insegnato, qualcuno lo tramanda ancora, ma anche lì bisogna fare molta attenzione, perché ci sono, essendo un argomento comunque molto interessante, ci sono molti imitatori, molti mitomani, ecco, che hanno poi creato dei kata fasulli, il Sanchin dello Shurite, per esempio. Si tratta appunto della versione tramandata dal maestro Soken del Sanchin. Per quanto riguarda i Pinan,
i PNAM tradizionalmente sarebbero solo i primi due, molto probabilmente presi però dagli scambi tecnici fatti con Shibana. Questa è una delle teorie. L'altra teoria invece dice che potrebbero essere stati tramandati tranquillamente da quello che il maestro Soken indica come suo maestro, ovvero Nabe Matsumura. È plausibile anche questa teoria, assolutamente, e quindi vanno citate entrambe. Quello che invece sappiamo che quasi sicuramente è stato preso da maestro Shibana sono gli altri due Naihanshi, Nidan e Sandan, anche se alcune scuole fanno solo il Nidan. Per quanto riguarda poi gli altri kata, c'è anche da dire appunto che il maestro Soken comunque sia, a parte che era un membro del Ryukyu Dōdeken Kyōkai, quindi il gruppo di studio dei maestri okinawensi, dove tutti i maestri si scambiavano conoscenze marziali, kata e quant'altro, ma il maestro appunto ha studiato anche, ha fatto scambi tecnici, ma ha anche studiato, perché erano più anziani di lui, c'è anche da dire questo, con i maestri Mabuni, il maestro Shibana appunto, e di qui quindi sono arrivate tante conoscenze, e era amico con Qian, era molto amico del maestro Qian, e qui sono arrivate tante conoscenze che hanno poi arricchito lo stile. Ecco che quindi, ripeto, è uno stile validissimo e sicuramente molto interessante, ma sarebbe corretto dire che si tratta dello stile, più che della scuola, dello stile del maestro Soken, non tanto del maestro Matsumura, ma del maestro Soken. Per citare ancora la Kutsuro, di cui ho parlato prima, la Kutsuro, c'è anche da dire una cosa: molti kata, e te che fai Shitoryu lo sai meglio di me, molti kata nascono come kata di simil gru bianca okinawense, ma questi kata da dove arrivano? Da Gōgenki. Gōgenki, che chi era? Era un mercante di tè cinese emigrato a Okinawa, che ha praticato, faceva parte del Kenkyūkai, era amico di tantissimi maestri, e di lì, dai suoi insegnamenti, vari maestri hanno poi ricostruito dei kata che non sono kata di gru bianca, perché i kata di gru bianca sono lunghi, sono molto lunghi i kata cinesi, molto più lunghi dei kata okinawensi, i taolu cinesi per intendersi, sono ricchi di tecniche, di movimenti, anche semplicemente, ecco, quando si confronta il Seizan con la controparte cinese, o il Sanchin con la controparte cinese, è evidente che sono versioni mutilate e accorciate delle stesse. Ecco che quindi tutti questi pseudo kata di gru bianca che troviamo nel karate okinawense, probabilmente, e ribadisco e sottolineo la parola probabilmente, anche la Kutsuru, derivano in realtà dagli insegnamenti del maestro Gōgenki e di lì dalle rielaborazioni successive fatte poi dai vari maestri, tra cui appunto il maestro Soken. Parlando ancora un attimo di Matsumura, ci terrei ancora a dire una cosa importantissima. Il maestro Matsumura dava molta importanza a un principio che dovrebbe essere vivo tuttora. Perché dico dovrebbe? Perché sebbene a Okinawa venga insegnato, non posso dire la stessa cosa per quanto riguarda l'Occidente, ed è il principio Bun-Bu-Ryo-Do, ovvero la via che unisce la pratica culturale marziale. Bun, il kanji di cultura, Bu, arti marziali, appunto Ryo-Do, che la via che unisce. Potremmo tradurlo come la penna e la spada, sono cose che sono comuni anche, ripeto, alla nostra cultura, mens sana in corpore sano, certo. Cioè, oltre alla pratica fisica, alla pratica marziale, al fine di non perdere comunque l'obiettivo e i valori, e sottolineo i valori, è necessaria anche la formazione spirituale e culturale. Certo. Questo l'ha espresso anche molto bene in un documento, il Makimono. Il Makimono sarebbe, potremmo tradurlo come pergamena, manoscritto, che ha lasciato uno dei suoi allievi, Kuwai Ryosei, ed è forse il documento più famoso, se non...
no, c'è anche il documento di Toso, effettivamente, dici, Tode Giuco, però è uno dei più famosi documenti storici lasciati appunto dai maestri okinawensi. E viene citata una cosa molto importante, sono le sette virtù del Bu, e le vado a leggere adesso di seguito. Le sette virtù sono appunto rifuggire la violenza volontaria, quindi non l'adepto, il praticante non deve essere chiaramente un attaccabrighe, non deve cercare violenza, certo. Governa i guerrieri, fortifica il popolo, nutre le virtù, tranquillizza le comunità, spande il senso di armonia e prosperità. Queste sono state probabilmente tratte dai classici di Confucio, e questo viene poi ripreso e citato a sua volta da Kazuya Miyahira Sensei, ovvero il maestro del mio maestro, fondatore della scuola. Questo è fondamentale perché? Perché secondo appunto il maestro Matsumura c'erano diversi metodi di intendere la pratica dell'arte marziale. Però quello corretto è quello che presta attenzione e che segue queste sette virtù delle arti marziali. Questo penso che sia fondamentale ancora oggi, ovvero, se vogliamo un attimo riassumere, ci fu un discorso di Maishiro Sensei fatto tanti anni fa, che a sua volta riprendeva un discorso fatto da Miyahira Sensei. Sintetizzando tutto questo, cosa capiamo? Capiamo che quello che in queste parole viene definito il guerriero, ma ai tempi moderni, il praticante di arti marziali deve fungere anche da esempio per la comunità, non solamente per quanto riguarda quindi la pratica dell'arte marziale vera e propria, ma fungere da buon esempio per la comunità, in maniera tale da influenzare la famiglia, i vicini, e vabbè, loro dicono il villaggio, ma potremmo dire tranquillamente il resto delle persone con cui hai a che fare. No, perché ma poi scusami un attimo, sì, scusami se ti interrompo. Chiudo solo un attimo il ragionamento. Vai. Perché dico queste cose qui? Perché spesso e volentieri si sente dire che questi valori sono stati aggiunti successivamente in Giappone e non fanno parte invece della pratica okinawense del karate. Eppure qua li sentiamo, li abbiamo visti scritti da un maestro importantissimo e che è vissuto nell'Ottocento. Li ha scritti Sōkon Matsumura, non li ha scritti un allievo del maestro Funakoshi, non li ha scritti Nakayama, non fanno parte di quello che può essere definito il karate giapponese moderno, sportivo, eccetera, eccetera, eccetera. Fanno parte della pratica tradizionale, torniamo di nuovo a quella parola dell'altra volta, ovvero quella pratica che dovrebbe e deve tuttora, come allora, essere tramandata di generazione in generazione. Quindi non serve solo fare pratica fisica e basta, ma torniamo sempre al solito discorso. È necessario affiancare anche la pratica spirituale e culturale. Certo, no, ma infatti proprio questo appunto volevo sottolineare, il fatto che vabbè, tra la classica cosa tra jutsu e do, tra le varie epoche, quello che hai detto tu un po', che molti pensano che questo deriva solo dall'influenza con il Giappone, però invece secondo me è molto importante evidenziare, sottolineare appunto l'aspetto soprattutto delle virtù, l'aspetto didattico, l'aspetto mentale, psicologico, ma tutto quello che è anche teoria, no? Molte volte si vede il karate solamente come combattimento, come kata, come kyon, come attività fisica, come movimenti del corpo, eccetera, eccetera, però non si va a vedere poi un altro piano, un altro fattore che è importantissimo, cioè quello relazionale, il tipo di insegnamento che cambia da maestro a maestro. Cioè, secondo me, dal punto di vista proprio filosofico,
nel karate di Okinawa, nel karate almeno tradizionale, ci sono molte cose che si possono studiare, ma voglio dire per tutta una vita intera, cioè per quanto hai detto tu ad esempio delle virtù, si possono scrivere 10 miliardi di libri, ma solamente per come hanno gestito il loro modo di fare i maestri, no? Pure quando io per esempio ho parlato prima del tuo maestro, ma anche di tantissimi maestri a Okinawa, cioè secondo me è molto importante fare una parentesi e notare questo aspetto, cioè non solamente il karate dal punto di vista atletico, fisico, anche perché se poi pensi, dal punto di vista delle doti atletiche si va poi a finire nel karate da sport, dal punto di vista invece, tra virgolette, della mazzata, cioè fare karate solamente per picchiarci, e tanto vale, senza offese, non è un'offesa, tanto vale vado a fare MMA, vado a fare kickboxing, pugilato, altre cose. Ripeto, non è un'offesa per quella categoria di sport, ma manca proprio la componente, secondo me, filosofica. Questo, attenzione, non vuol dire chi fa karate tradizionale fa storia e filosofia. No, quella è una perla, è una parte che compone, no, il karate tradizionale, cioè è una componente fondamentale, ma non va bene fare solamente storia e filosofia o fare solamente le mazzate, cioè è importante unire tutte e due le cose. Ripeto, altrimenti se io dovessi fare solamente quel tipo di karate, e tanto vale, vado per strada, vado a picchiare per strada, voglio dire a Napoli ho tantissime opportunità senza pagare una retta mensile, vado per strada. Cioè io ho opportunità dove mi giro. Invece secondo me è molto importante far notare e far capire che ci sono determinati valori che appartengono al karate tipo di Okinawa, cioè non c'entra il Giappone o come molti dicono l'etica del samurai, del Bushido, non c'entra l'etica del Bushido, no, del samurai, cioè, anzi proprio scusami, volevo fare una parentesi e volevo chiederti se potevi fare qualche cenno, qualche non so, aneddoto per quanto riguarda, tu prima hai nominato il castello di Shuri, magari chi vede, chi guarderà non sa bene come funzionava il castello di Shuri in realtà, che cos'è, per quanto riguarda il ruolo di Matsumura, per quello che noi sappiamo, no? Cioè Matsumura in realtà che cosa faceva, qual era il suo ruolo o qual è stato il suo ruolo all'interno del castello, come rapporto per quanto riguarda pure il karate, che cosa ne pensi tu? Allora, sì, adesso rispondo alla domanda. Volevo solo riallacciarmi un attimo al discorso che hai fatto te. Questo comunque concetto di unire anche la pratica culturale, filosofica, eccetera, eccetera, a una pratica, in questo caso marziale, lo ritroviamo anche in realtà in discipline di altre culture. Mi viene in mente l'alchimia. L'alchimia è una parola che deriva dall'arabo e significa chimica sostanzialmente. Dall'alchimia, che oggi è considerata una pseudoscienza, deriverà poi la chimica moderna. Ma certo, qual è la differenza sostanziale, a parte il metodo scientifico, che divide quello che è alchimia e quello che è chimica? Esattamente, torniamo di nuovo a questo punto. Nell'alchimia c'era anche uno studio spirituale e filosofico, mentre nella chimica si guarda solo più al risultato, quindi non ci si interroga magari se è giusto fare o meno una determinata cosa. La si può fare, interessa il risultato, la si fa. E questo lo possiamo creare un parallelo tranquillamente con la pratica marziale e la pratica sportiva. Quante volte abbiamo visto, magari per chi ha un passato o anche un presente, per carità, c'è anche chi lo pratica tuttora, di competizioni sportive, quante volte si sentono dei maestri inneggiare al proprio, in quel caso atleta, sarebbe più corretto dire, piuttosto che karateka, al proprio atleta di far male volontariamente o far finta di essersi fatto male, perché poi dipende dal regolamento, per prendere o non prendere un punto, no? Certo. Ecco, tutto questo chiaramente non ha più niente a che fare, ma neanche con i valori sportivi, se vogliamo. Ad ogni modo, venendo invece alla tua domanda, il ruolo del maestro Matsumura all'interno della, più che del castello, perché il castello è un luogo fisico, io direi all'interno della corte, all'interno della corte di Shuri. Come ho già detto, chiaramente lui è stato guardia del re, di tre re, ed è anche stato poi capo delle guardie reali.
che cosa insegnava chiaramente non solo l'arte marziale a mani nude, ma tramandava anche il Jigen Ryu, ovvero, appunto, torniamo al discorso di prima, il Kenjutsu, perché è vero che c'era il bando sulle armi, è vero anche che i Peixin non potevano portare armi, ma attenzione, questo valeva fino a un certo livello. Sappiamo tranquillamente che il maestro Osato andava in giro con la sua spada, ma questo, cioè, non è una... è solo prendere i dati che abbiamo a disposizione ed esaminarli. Certo. Ecco che quindi sappiamo benissimo che determinate persone continuavano la pratica armata perché potevano circolare armati, erano le persone che comunque si occupavano della gestione. Il maestro Osato era addirittura a capo dell'omonimo villaggio, il maestro Matsumura, ovvero che era maestro di Osato, era appunto capo delle guardie del re. Ci mancherebbe che una delle guardie del re non praticasse e non potesse tirare armato, cioè sarebbe stato il massimo. Si dice anche che abbia fatto da istruttore di corte. Cosa significa? Significa appunto che insegnava l'arte marziale anche ai membri della corte, non solamente alle guardie. Ma, e qui mi riallaccio poi a una teoria che magari citeremo la volta successiva, non parliamo chiaramente solo esclusivamente del villaggio di Shuri. Secondo una teoria è possibile che l'arte marziale insegnata dal maestro Matsumura, il karate insegnato dal maestro Matsumura, venisse poi tramandato anche ad altri Peixin, appunto, di altri distretti, non tanto per quanto riguarda Naha, quanto per quello che riguarda più che altro Tomari, ma su questo poi ci torniamo magari la volta successiva. Scusami, per quello che tu stavi dicendo del maestro Matsumura, già all'epoca, secondo te, quando lui insegnava, veniva chiamato Shurite come stile di karate, come pratica? O cioè, come veniva inquadrato secondo te all'epoca, sempre dalle fonti che abbiamo noi? Allora, questo è un argomento molto ampio e ci terrei appunto a trattarlo la volta successiva. Ok, va bene. A breve, come ho detto prima, abbiamo una testimonianza di un contemporaneo, un allievo appunto del maestro Matsumura, che è Chogi Yoshimura. Yoshimura è il nome. Nella sua autobiografia cita chiaramente, che tra l'altro è stata in parte tradotta per a chi interessasse, cita chiaramente quello che ho detto prima, ovvero il karate insegnato da Matsumura veniva definito Uchinadi, ovvero Okinawa te, detto con la lucina Uchi, quindi la lingua di Okinawa, mentre il karate di Iga Onna, anche lì dovremmo dire Matsumura e Igashionna, ma utilizziamo i termini più conosciuti, quindi Matsumura e Igashionna, veniva chiamato Tode. Abbiamo altre fonti, e le citerò la volta prossima, sulle varie distinzioni. Abbiamo il maestro Funakoshi, abbiamo anche il maestro Chibana, ed è appunto un argomento molto complesso, ma che si può tranquillamente spiegare, ecco. Non bisogna però cadere nel tranello della terminologia degli anni 20, anni 30 del Novecento, adottata poi in seguito al tentativo appunto di organizzare il tutto per le esibizioni fatte davanti a Jigoro Kano Sensei mentre visitavo Okinawa. Quindi quelle divisioni lì sono ancora un'altra cosa, hanno più o meno gli stessi nomi, Shurite, Marite, Nate, ma hanno altri significati. Tra l'altro, appunto, detti poi in lingua okinawense sarebbero sui di Nafa di e Tomai di, Tumai di, dovrebbe essere. Quindi comunque quelle hanno un significato e sono e il significato è legato al contesto storico. Altri termini invece sono antecedenti e hanno un altro significato, benché siano simili o addirittura uguali. Ma appunto, come dicevo, è un argomento molto complesso e magari ne parliamo molto successivo. E tornando di nuovo al maestro Matsumura, questi quindi erano i suoi compiti.
Ma lui, ecco perché parlavo anche di corte e non tanto di castello come luogo fisico, lui ad esempio aveva anche il compito poi di vigilare, quando chiaramente la famiglia reale probabilmente si trovava in quella zona, negli Shikinaen, che sono quei giardini che si trovano nella parte orientale, centro orientale di Naha, per chi è stato Okinawa. E dove c'è anche una residenza, appunto, a differenza dei Fukushuan, che invece sono giardini in stile cinese e appunto che si rifanno alla tradizione di Fuzhou, del Fujian. Per quanto riguarda i Shikinaen, parliamo proprio di giardini reali, reali nel senso della famiglia reale, e anche residenza estiva potremmo definirli, dove appunto anche c'è chiaramente una. All'ingresso, ed è ancora visibile per chi li va a visitare, una sorta di guardiola potremmo definirla, ed è probabile che anche il maestro Matsumura abbia lavorato lì, assolutamente. Infatti scusami se ti interrompo, no, volevo fare una piccola parentesi proprio su questa cosa, sempre per coloro che sono intenzionati, chiaramente non ora a causa del virus, ma che vogliono andare a visitare Okinawa. Se non erro, tu c'è qualche video su YouTube dove fai qualche kata, se non mi sbaglio, in uno dei giardini, giusto? Mi sembra che... Ok. No, volevo dire che sia i giardini che per quanto riguarda il castello di Shuri sono stupendi da vedere. Cioè, secondo me, chi va ad Okinawa deve... Castello era! Una volta... lo so. Castello era! Lo so, però... Vabbè, speriamo che... piano. Hanno stanziato già i soldi, sono arrivate le donazioni, quindi verrà ricostruito. Adesso non ricordo la data di inizio lavori, ma mi sembra sia stata già determinata. Sì, comunque, tra qualche anno si potrà, che tra l'altro era già una ricostruzione, si potrà vedere la ricostruzione della ricostruzione. Sì, no, nel senso che comunque per chi ha la possibilità di vedere, soprattutto all'interno, è molto molto particolare. Poi chiaramente è anche importante fare una piccola, cioè dire una parola in più per quanto riguarda proprio la costruzione del castello, nel senso che a me è capitato qualche turista italiano che aveva tipo visitato Saga o Kyoto, non mi ricordo, e comunque è stata ad Okinawa nel 2018 quando siamo stati anche noi, e allora facevano il paragone, dicevano sì, però questo castello rispetto per esempio al castello di Osaka, al castello di Matsumoto, l'altro, è chiaro che il castello di Okinawa ha caratteri diversi, ha una struttura diversa, ha tipi di cortili, di giardini diversi, cioè è una cosa normale questa cosa qui. È chiaro che il castello di Osaka è diverso da quello di Okinawa, però è molto molto bello, ripeto, almeno per chi l'ha visto, per chi l'ha visitato, è bellissimo, veramente stupendo. Sì, ma lì le differenze sono dovute a diverse motivazioni. Una delle motivazioni chiaramente è il fatto che il castello di Shuri, innanzitutto, per quanto fortificato, sia chiaro, non aveva una vera e propria funzione militare, come magari altri castelli di cui si possono trovare le rovine sull'isola. Era l'equivalente un po' di un palazzo reale, troviamo ancora oggi sparsi per Italia. A Torino c'è il Palazzo Reale, chiaro, adesso è modificato, una volta aveva anche lui, era chiuso anche davanti, la piazza davanti non c'era, la cancellata era chiusa con un muro, e, chiaro, era un Palazzo Reale fortificato, esteticamente si rifaceva molto allo stile cinese e non a quello giapponese, di qui anche le differenze sostanzialmente, e per chi c'è stato sempre era... anche interessante notare all'ingresso della piazza antestante l'edificio principale, notare appunto che da una parte l'ala sinistra, guardando verso l'ingresso del castello, era realizzata in stile cinese, mentre quella destra era realizzata in stile giapponese. Perché? Perché quando venivano gli inviati cinesi o giapponesi, venivano chiaramente alloggiati nell'area, nelle varie, in maniera tale che si trovassero anche a loro agio, certamente. Queste penso che siano grosso modo le differenze tra quelle principali, per le motivazioni per le quali c'erano delle differenze tra il castello, appunto, certo. Shuri e magari appunto il castello di Osaka, piuttosto che altri castelli giapponesi. Certo. Ecco, una cosa che magari invece è in comune,
l'ampio utilizzo del legno, che magari per le fortificazioni occidentali, perlomeno in epoca poi feudale, non era così ampiamente utilizzato come materiale, mentre in Oriente veniva ampiamente utilizzato per fare anche queste grandi strutture, questi grandi edifici. Da qui ecco il problema per gli incendi, poi chiaramente. Certo, sì. Sì, purtroppo sì. Sì, secondo me comunque è stato molto importante fare una selezione, un po' una sintesi, no, di quello che è stato la storia del maestro Matsumura per quanto riguarda pure la selezione dei katà e per la questione della spada. Mi ha fatto molto piacere, sono stati punti molto importanti da affrontare. C'è qualche altro punto secondo te importante che possiamo trattare? O... Guarda, sì, c'è una cosa importante secondo me che non ho detto, che era una caratteristica del maestro Matsumura, e magari ve la racconto tramite un aneddoto, appunto una leggenda, così chiudiamo in maniera simpatica anche. Una delle cose fondamentali, uno degli insegnamenti fondamentali che dovrebbero essere comunque comuni a tutte le arti marziali, e la calma incrollabile, ovvero l'essere in grado di mantenere un aspetto esteriore tranquillo, sebbene al nostro interno siamo pronti a reagire ad un'eventuale aggressione. Questo è una cosa molto interessante e perché la racconto con l'aneddoto? Perché l'aneddoto la spiega molto bene, la farò breve, chiaramente non vado a citarlo tutto, appunto si parla del duello con questo appassionato di karate di nome Uehara, che incontra Maestro Matsumura, si dice appunto, dopo che era stato momentaneamente espulso dalla corte di Shuri per aver esagerato magari nel disciplinare il figlio del re durante l'addestramento marziale. In poche parole, gli aveva fatto fare un bel volo in seguito a un attacco un po' troppo spacciato di quest'ultimo. E ad ogni modo c'è questo duello. Maestro Matsumura prima rifiuta, perché il maestro Uehara ovviamente non lo sfida immediatamente, chiede al maestro Matsumura se poteva insegnargli qualcosa, al che poi, visto che il maestro Matsumura si rifiutava, questo Uehara lo sfida. E giunti poi sulla collinetta, nel momento del duello, che fa molto film western, cosa succede? Succede che per diverse volte, 3 volte di seguito, se non erro, i due si mettono in guardia, fanno per affrontarsi e il maestro Uehara non se la sente, non riesce neanche a avvicinarsi e quindi si interrompe il duello per 2 o 3 volte. Questo perché? Perché, e qua torniamo al discorso della karma incrollabile, perché il maestro Matsumura non si metteva neanche in kamae, sempre secondo la leggenda, ma adottava un atteggiamento sicuro, fiero, che tra l'altro sono anche punti fondamentali ripresi poi successivamente dai Tosho. Un atteggiamento sicuro, fiero, naturale davanti al proprio avversario. E il proprio avversario veniva bloccato e scoraggiato da questo tipo di atteggiamento. Morale della favola, perché di questo potremmo anche dire che si tratta, il maestro Matsumura vinse senza combattere. Ecco. Personalmente posso dire, per esperienza personale, adesso è chiaro che non va presa alla lettera la cosa, però per esperienze personali di vicende che mi sono capitate, spesso e volentieri l'aspetto esterno che diamo all'aggressore, il fatto di dimostrarsi tranquilli, sereni, anche se non lo siamo in realtà, anche se in realtà siamo carichi come molle, come si suol dire, o comunque molto agitati, molto nervosi, il fatto di dimostrarsi non deboli, ma sicuri di noi stessi e dimostrare quindi questa calma incrollabile può far desistere determinati aggressori che magari non aspettano altro che un segno di nervosismo o di paura Certo. per prendere coraggio ad attaccarci. Ecco.
Questo sinceramente a me è capitato un paio di volte. Un paio di volte è capitato in due occasioni distinte e effettivamente è finita in maniera molto simile. Non si è andati oltre alle parole o agli spintoni, ecco. E alla fine non sono stato io a lasciare il campo, come si suol dire. Quindi mi sento di dire, chiaramente presa con cognizione logica la cosa, mi sento di dire che questo è uno degli insegnamenti fondamentali e ho voluto chiudere la chiacchierata con questo aneddoto che mi sembrava la maniera più carina per raccontarlo. Certo, sì, no, ma infatti secondo me è uno di quegli aneddoti che poi non hanno scritto solo riguardo Matsumura, anche riguardo qualcun altro per questa cosa della calma, però secondo me è molto molto importante, soprattutto per quanto riguarda la situazione attuale, ma non solo a Napoli, in Italia, ma anche in America, nel senso che per quanto riguarda poi la pratica del kumite, del combattimento reale, ecco, rispetto per esempio alla differenza che c'è tra il combattimento da sport, dove tu sai che c'è un arbitro, sai che c'è qualcuno che a un certo punto fermerà, voglio dire, se uno dei due avversari e te stiamo facendo il kumite, a un certo punto mi salta la testa, io ti voglio staccare il cranio, l'arbitro interverrà, dirà stop, finisci. Invece purtroppo per strada non è così. Stessa cosa per quanto riguarda il combattimento che avveniva all'epoca, cioè voglio dire, che è la spada, che è un bastone, che è una lancia o che sulle mani nude, avere un confronto reale, concreto, direttamente con una persona è tutta un'altra storia. Cioè, per quanto riguarda... Non ho capito? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anni di addestramento e di preparazione si condensano in pochi secondi. Certo. Io ripeto, non ho avuto grandi esperienze, sono onesto, però... A 16 anni hanno tentato di rapinarmi con armati di coltello, ne sono uscito. Ho fatto una cazzata, dico la verità, ma comunque ne sono uscito e ho fatto una cazzata perché quando tirano fuori una lama non mi è andata solo bene che non sapevano usarla probabilmente, ma quando si tira fuori un coltello non bisogna fare un cazzo, se non si rischia proprio la vita. Certo, una questione certo. Di morte bisogna dare il portafoglio, il cellulare, quello che è, non importa, perché morire per un affondo più che altro per un affondo o una serie di affondi di coltello un attimo. Certo. E poi ho avuto anch'io, chiaramente, essendo cresciuto perlomeno in un quartiere di periferia, ho avuto le mie esperienze da ragazzino, ma in età adulta appunto poi ho avuto alcune esperienze, non tante, ma fortunatamente poi si sono risolte appunto con questo atteggiamento comunque di sicurezza, nonostante dentro ci sia comunque un nervoso, una carica, certo. Tutti i riflessi si vanno accentuando, però mantenendo la calma, ecco, poi si è... l'avversario non ha trovato il coraggio. Il coraggio poi di attaccare. Poi secondo me c'è anche, un altro piccolo particolare importante, cioè molte persone che non praticano magari karate o fanno altre discipline, sono convinte che il karateka o è uno che scherza, salta e tira due pugni, o è un perfetto guerriero. Però voglio far notare che chiunque, lo stesso un Tyson, lo stesso un Matsumura, chiunque a 10 anni, 20 anni, 40 anni di pratica può trovarsi in una determinata situazione e bloccarsi. Cioè, chi ad esempio ora sta guardando il video, lo guarderà successivamente, io ripeto sempre quello che almeno mi ha insegnato mio padre o mio zio: non è che perché uno riesce a combattere contro 10 avversari, riesce a fare tutti i kata del mondo, sa combattere bene, obbligatoriamente si trova per strada in una situazione reale, concreta, riesce al 100% come Walker, Texas Ranger, Van Damme, Steven Seagal, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, chiunque, anche io, anche tu, domani possiamo scendere e il primo gridino che passa, magari uno al momento si blocca, ha pensieri, sta stanco, sta scocciato, può finire male. Guarda, io ti parlo sempre per le poche esperienze che ho avuto. Sinceramente, una cosa vantaggiosa da un lato e svantaggiosa dall'altro che succede in quei momenti è che ci si focalizza direttamente sull'obiettivo, ovvero sull'avversario. Non esiste nient'altro attorno. Questo
secondo me, sbagliatini. È fondamentale per leggere il linguaggio del corpo dell'avversario, vedere se effettivamente sta per attaccarci o meno. Però in un contesto urbano di aggressione diventa veramente pericoloso, perché io non so, non posso essere sicuro che quella persona sia da sola, che non ce ne siano altre in grado di in attesa di aggredirmi alle spalle, o magari, come capita spesso, siamo in mezzo alla strada, perché abbiamo litigato in mezzo alla strada, si scende dalle macchine, io sono concentrato sull'avversario, l'altro sta guardando il cellulare mentre guida e mi mette sotto. Queste sono cose che possono capitare. Può capitare anche che l'altro sia armato e non lo si sappia, che è la cosa più pericolosa. Ha un'arma in tasca e la tira fuori solo esclusivamente nel momento in cui decide di colpirti. Bravissimo. Questa è la cosa più pericolosa che esista, perché quando tirano fuori e ti puntano un'arma contro, spesso e volentieri il primo obiettivo è quello di spaventarti. Poi magari, se necessario, la utilizzano. Quando non te la mostrano, ma ce l'hanno già in mano, in tasca, la vogliono usare e ti vogliono ammazzare. Punto. Certo. Fine. Ma infatti, scusami, concludendo poi, diciamo, tutto il discorso, io sottolineo l'importanza di quello che hai detto tu prima, cioè che la nostra vita non vale un cellulare, non vale i soldi, non vale, cioè, ma mai e poi mai, soprattutto quando uno è armato. Io per esempio ho visto molte volte, no, corsi di karate, presa dal coltello, dalla pistola, da tutte queste cose qui. Vabbè, quello poi sarà una diretta, una conferenza per ridere e per scherzare. Però faccio un esempio invece per quanto riguarda Elena, che tu conosci benissimo. Elena è una persona che sorride, è difficile che si incazza, eccetera, eccetera. Però mo ci vuole una reazione istintiva, non sempre tu la puoi preventivare, tempo prima, no. Molto tempo prima. Ad Elena capitò, sì, quando lei era allieva di mio padre, stavamo in due turni separati perché lei è più piccola, e praticamente capitò in una zona a Napoli non tanto brutta, in una zona normale, comunque lei e due o tre amici capitò questa rapina, e praticamente a un certo punto uno di questi ragazzi prese la pistola e la puntò verso di lei. Ilenia, poiché è partita d'istinto, ripeto tra virgolette, una cosa da non fare mai, Ilenia, boom, è andata addosso al ragazzo che aveva la pistola. Fortunatamente non è successo niente, è tutto a posto, però il suo pensiero all'epoca fu il cellulare nuovo comprato dopo anni, 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 eccetera, e me lo faccio prima, boom, è partita in quarta. Chiaramente una cosa, io ripeto, per chi vede e chi vedrà, una cosa da non fare mai, perché? Perché anche se magari io dovessi fare un grande sacrificio per poter comprare una cosa, un computer, un cellulare, un anno, due anni, io altri due anni lo compro un'altra volta. Invece una volta che mi hanno sparato e sono morto, è finita. Cioè, perciò io ripeto sempre, per quanto riguarda, tu poi ti metti con la pistola, con la mano sopra, la mano sotto, fai code che esci. Allora, un conto sono i film, le acrobazie, ma ci vuole un Walker Texas Ranger che anche il cobra alla gola, muore comunque il cobra. Cioè, voglio dire, un conto è il film, un conto poi è la realtà. Come hai detto tu prima, su queste cose qua è meglio non scherzare, non giocare, cioè cercare di far capire soprattutto ai genitori che il film è una cosa, la realtà è un'altra. Secondo me è una cosa molto molto importante. No, questo è importantissimo, dovrebbe essere uno dei primi insegnamenti, ma anche semplicemente il fatto anche di dover affrontare una persona a mani nude non è così semplice come abbiamo già detto, perché può capitare di tutto, può non essere da sola, può avere un'arma nascosta, ma può essere anche semplicemente che non è il primo pinco pallino che passa per la strada. Tu non sai mai che è davanti. Certo, è vero. Da determinati atteggiamenti puoi intuire determinate cose. È chiaro che se vedi che questo inizia a sciogliersi le spalle, hai già capito che è davanti uno che, bene o male, anche se ha fatto solo sei mesi, qualcosa sa fare. Se vedi uno che urla tanto e sta fermo con uno stoccafisso, magari è già incerto su quello che sta facendo, probabilmente è un bluff, però non lo puoi mai sapere. Ci sono determinate cose che possono darsi dei suggerimenti, ma siamo sempre lì, non sai mai comunque chi hai davanti. Quindi, ripeto, può essere anche che una persona che effettivamente, in una maniera o in un'altra, sa menare le mani e può essere pericoloso, ma può anche essere pericoloso nell'altro senso, perché magari davanti invece solamente un cretino
Certo, come no. Eccedi, perché in quel momento è l'adrenalina comunque che va a mille, eccedi e passi delle grane dopo. Perché capita anche questo, anche non volendolo. Oppure tu fai qualcosa e questi poi ti vengono a cercare, lui e gli amici, i parenti. Sono tutte cose che, mi dispiace dirlo, ma se non si è passata una parte della tua vita in un quartiere, non dico malfamato, perché non è che sono cresciuto in un quartiere malfamato, ma Torino... Difficile, diciamo un quartiere difficile. Torino non è brutta come il centro. Torino comunque ci sono delle aree che non erano così ben frequentate all'epoca e oggi sono anche leggermente peggiorate. Ad ogni modo... dovevi saperti guardare attorno quando camminavi, ecco, specialmente da ragazzino. Ripeto, sono cose che se si è vissuto in un determinato contesto si sanno. Se poi, a maggior ragione, uno ha avuto una preparazione, ha studiato sport da combattimento, arti marziali, eccetera, eccetera, in maniera un pochettino seria e si rende conto di determinate cose, di che cos'è il mito, di che cos'è la realtà, ecco che queste conoscenze diventano molto più preziose e vanno tramandate. Bisogna, ecco, quindi l'insegnamento secondo me è fondamentale, qual è? Sempre che non sia assolutamente necessario, so che è difficile anche per me che lo sto dicendo, perché tante volte ti viene voglia di spaccare la testa a qualcuno, è un atteggiamento che comunque bisogna controllare, a prescindere. Perché certo. In una maniera o in un'altra si finisce poi nei guai, specialmente per i maggiorenni, gli adulti, con tutte le responsabilità legali del caso anche. Quindi, a meno che non sia assolutamente necessario, non è solo da evitare il combattimento contro una persona armata perché è pericoloso, ma anche contro chi è disarmato perché è altrettanto pericoloso. Forse ancora di più perché ci si fa prendere dal coraggio. Non si sa mai dove si va a finire. Esatto, è da solo come me, è disarmato come me, non sappiamo però chi abbiamo davanti. Ecco, quindi secondo me l'insegnamento che ci dà di nuovo anche il karate di Okinawa, di evitare finché possiamo lo scontro, che sono due cose diverse, evitare lo scontro fino all'ultimo momento, quindi usare prima la cortesia, cercare di evitare e poi proprio se necessario giungere allo scontro, è l'insegnamento migliore da dare. Certo. No, ma mi trovo perfettamente. Guarda, io voglio ringraziarti prima di tutto per la tua disponibilità, per la, diciamo, questa conferenza sia oggi che settimana scorsa, e sottolineare soprattutto per chi sta guardando, per chi guarderà in futuro, che appunto questo che noi, il programma che noi stiamo attuando, non è per una questione di pubblicità nostra per il karate, ma appunto per cercare di divulgare quello che noi conosciamo, poi soprattutto da esperienze dirette. Per esempio, se qualche cosa che io ho detto, magari chi ha letto un libro, chi ha visto un video su YouTube, gli risulterà un po' strana, io, come te, abbiamo sempre ripetuto, messo le virgolette, queste sono esperienze nostre, noi abbiamo vissuto, abbiamo visto determinate cose, così svolgiamo determinati lavori, determinate tecniche, determinati kata. E poi un'altra parentesi importante, vedi come, parlando ad esempio di un grandissimo maestro come Matsumura, abbiamo poi affrontato un argomento che è attuale, che è contemporaneo. Quindi voglio dire, l'etica, la morale sono delle cose importantissime. Cioè, uno vede il karate e dice vabbè, ma quella è l'arte passata. No, non è così, perché determinate storie, determinate leggende, determinati miti alla fine ce li ritroviamo comunque oggigiorno. È chiaro che un conto, la spada, il bastone, il karate, il kimono, eccetera eccetera, sono cose differenti da quelle che troviamo oggi, però voglio dire, i pensieri, le motivazioni, i modi di fare alla fine ce li ritroviamo tutt'oggi. Quindi voglio dire, noi non obblighiamo nessuno chiaramente a guardare i nostri video, a seguirci obbligatoriamente, però per chi è interessato, soprattutto dal punto di vista storico, noi stiamo cercando di diffondere un po' di notizie.
poi ripeto, c'è chi criticherà, chi non vedrà di buon occhio quello che stiamo facendo, forse tu stai rivelando troppo della storia, verrai lapidato un domani. Cioè, voglio dire, però secondo me è importante appunto per le persone che vogliono conoscere qualcosa in più. Poi ci vuole, magari io per esempio ho avuto la fortuna di viaggiare ad Okinawa, di andare due volte, ho visto determinate cose, tu sei stato più volte, hai visto altre cose, però diamo anche la possibilità magari a chi non è mai stato, magari non ci andrà mai, di cercare di capire, di conoscere qualcosina in più per quanto riguarda la cultura. Infatti da notare quello che abbiamo fatto sia la scorsa volta che anche oggi, noi non è che abbiamo parlato solamente della tecnica o della storia del maestro, ma anche un po' per quanto riguarda Okinawa, abbiamo fatto per esempio un piccolo riferimento al castello, ai giardini, che non è una cosa da sottovalutare, perché ripeto, chi va a visitare, chi va a studiare, va a vedere, almeno ha quel piccolo pensiero, il maestro Emanuele Giordano Aspe ha detto una cosa, fammi vedere se è interessante o non è interessante, magari per quella cosa va a visitare un determinato luogo, che secondo me è importantissimo. Quindi come settimana scorsa io ti ringrazio per la tua disponibilità e mi ha fatto molto molto piacere. Io ringrazio te e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sopportarci per un'ora circa. Alla prossima e grazie mille di tutto. Va benissimo, grazie a te. Ti auguro buona serata. Ciao.